Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come poter realizzare all'uncinetto questa bellissima pochette in fettuccia. È veramente un progetto molto semplice e velocissimo da realizzare, infatti si realizza veramente in pochissimo tempo. Allora, per realizzare questa pochette io ho utilizzato la fettuccia conchiglia. Se vi ricordate, con questa fettuccia abbiamo realizzato anche la borsa secchiello. Infatti è una fettuccia molto morbida e ha anche una fantasia, vedete, la trama è a fantasia, quindi è molto morbida e leggera. Devo dire che veramente dà un bel risultato. Per quanto riguarda dove acquistare questa fettuccia, giù nell'info box vi metto il link del sito. Ho lavorato questa fettuccia con un uncinetto numero 6. Bene, andiamo al tutorial. Allora, iniziamo a lavorare la nostra pochette avviando 20 catenelle. Io ho fatto già il mio cappietto, quindi devo lavorare 20 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Allora, quando lavorate questa catenella, cercate di lavorarla in modo molto morbido perché la fettuccia, essendo un po' elastica, tira se lavoriamo in modo stretto. Allora, lavorate le 20 catenelle, ne lavoriamo un'altra, quindi la 21esima per poter girare il lavoro. Ora, in ogni catenella che abbiamo lavorato, andiamo a lavorare una maglia bassa, sempre in modo molto morbido. Quindi, ripeto, io ho lavorato le 20 catenelle, ho lavorato anche la 21esima catenella, giro il lavoro e in questo punto qua, subito dopo aver lavorato la 21esima catenella, quindi nella 20esima catenella, inizio a lavorare le mie maglie basse, quindi in ogni catenella sottostante lavoriamo una maglia bassa in questo modo e proseguiamo a lavorare una maglia bassa fino all'ultima catenella. Allora, arrivati quasi alla fine della riga, dobbiamo lavorare nell'ultima catenella, quindi nell'ultima catenella della riga andiamo a fare 3 maglie basse. Quindi una, due e tre. Vedete che il lavoro gira. Ora dobbiamo lavorare le maglie basse su quest'altro lato della riga. Quindi quante maglie basse abbiamo lavorato su questo lato qua? Tante ne dobbiamo lavorare su quest'altro lato della riga. Quindi se abbiamo terminato qua di lavorare le nostre 3 maglie basse, ora dobbiamo lavorare su quest'altro lato. In questo modo, se riusciamo, cerchiamo di nascondere anche la codina che abbiamo lasciato all'inizio. In questo modo, quindi una maglia bassa in ogni spazietto e proseguiamo in questo modo fino alla penultima maglia, al penultimo spazietto qua che dobbiamo lavorare, la penultima maglia bassa, perché poi andremo a fare un altro aumento qua nell'ultimo spazio. Allora, arrivati anche alla fine della riga di quest'altro lato, dobbiamo andare a lavorare nell'ultimo spazietto, quindi in questo qua andiamo a lavorare 3 maglie basse in modo tale da formare anche la curva opposta. Quindi abbiamo lavorato 3 maglie basse da un lato e 3 maglie basse nello stesso punto dall'altro lato, proprio per dare quell'effetto della curva che poi ci permetterà di dare la forma alla nostra pochette. Ora non dobbiamo fare altro che lavorare sempre in tondo. Quindi questo giro qua andremo a fare un giro di maglie basse in coste. Quindi puntiamo il nostro uncinetto come abbiamo fatto già altre volte. Non nella maglia, non prendiamo tutta la maglia intera così, però prendiamo la costa esterna qua e lavoriamo una maglia bassa.
Ora, per ricordarci dove iniziamo e dove terminiamo ogni giro, andiamo a metterci un segnapunti. In questo modo. E proseguiamo a lavorare una maglia bassa in coste per tutto il giro, quindi in questo modo. Vedete? Quindi arriviamo a lavorare a maglia bassa in coste fino a dove abbiamo messo il nostro segnapunti. Terminato il giro a maglia bassa in coste, vedete che la borsetta già inizia a prendere forma, la base, diciamo, il fondo, della pochette. Ora non dobbiamo fare altro che lavorare a maglia bassa normale, quindi non andremo a lavorare più in coste perché questo è l'unico giro che faremo appunto basso in coste, però andremo a lavorare a maglia bassa normale, quindi lavoreremo una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante e questo lo facciamo per 12 centimetri. Quindi mo non so quanti giri saranno, però dobbiamo lavorare per 12 centimetri. Quindi puntiamo l'uncinetto in questo modo, prendendo tutta la maglia senza lavorare in coste, quindi andiamo a lavorare a maglia bassa normale. Lavoriamo sempre in modo morbido senza tirare la fettuccia, altrimenti il lavoro poi inizia a tirare e quindi non prenderà una buona forma. Quindi lavoriamo in modo morbido in questo modo. Quando arriviamo al segnapunti, lo rimettiamo poi sempre, ogni volta che facciamo un giro, lo andiamo a rimettere per ricordarci dove iniziare e dove terminare i nostri giri. Allora, portiamoci avanti per 12 centimetri a maglia bassa e poi proseguiamo, a terminare la nostra borsetta. Allora, una volta che abbiamo lavorato i 12 centimetri a punto basso, io ho lavorato in totale 13 giri a punto basso normale, senza contare il punto basso in coste. Ora dobbiamo lavorare un giro a punto bassissimo in coste, quindi uguale al punto basso in coste che abbiamo lavorato qua all'inizio. Ora dobbiamo invece fare dobbiamo fare un giro a punto bassissimo in coste. In questo modo puntiamo l'uncinetto sempre nella metà maglia, quindi nella costa dietro della maglia, peschiamo il filo e lavoriamo un punto bassissimo. Puntiamo l'uncinetto nella costa della maglia dietro e lavoriamo un punto bassissimo. E proseguiamo a lavorare così, a punto bassissimo in coste, per tutto il giro. Così. Quindi andiamo avanti e ci ritroviamo al segnapunti. Allora, terminato anche il punto bassissimo in coste, come vedete, l'apertura della borsa va un po' a restringersi. Ora dobbiamo lavorare gli ultimi tre giri a punto basso in coste. Quindi riagganciamo l'uncinetto al lavoro e proseguiamo a lavorare un punto basso in coste su ogni punto sottostante, in questo modo. Quindi prendiamo sempre la costina dietro quando lavoriamo appunto basso in coste. Così. E proseguiamo a lavorare appunto basso in coste per tre giri. E poi possiamo chiudere la nostra borsetta. Allora, una volta che abbiamo terminato anche di lavorare i tre giri a punto basso in coste, ora dobbiamo realizzare il laccetto della nostra pochette. E per realizzare il laccetto non dobbiamo fare altro che una catenella di 40 maglie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Facciamo questa catenella di 40 maglie e poi vi farò vedere, dove chiuderla. Allora, lavorate le 40 catenelle, andiamo a chiuderle nello stesso punto dove nascono, appunto qua. Vedete? Quindi puntiamo l'uncinetto in questo punto
e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Così. In questo modo abbiamo realizzato il laccetto che fungerà appunto da bracciale per la nostra, per il nostro braccio, in modo tale da poter mantenere la pochette. Ora prendiamo le forbici, tagliamo il filo e andiamo a nascondere il filo. Allora, una volta fatto il laccetto, la borsa è terminata. Vedete, veramente molto carina. Io l'ho anche foderata. Infatti vi consiglio sempre di foderare le borse perché oltre ad essere esteticamente più belle, però vengono anche, hanno un sostegno in più. Infatti l'ho foderata con una stoffa, una fodera in tinta e poi ho applicato un bottone a calamita. Per quanto riguarda le decorazioni, questo è a vostro piacere. Io ho messo questi fiori di stoffa, però voi siete libere di poterla decorare come volete, in base ai vostri gusti. Bene, questo è il mio tutorial, spero tanto che vi sia piaciuto. Io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!